Pronto? Pronto? Sto chiamando dalla macchina, mi sente? Pronto? Pronto, ma chi è? C'è un'interferenza. Marisa, mi senti? Ma scusi, lei chi è? Io sto parlando col signor Piero. Ma che c'entra Piero? Chi è Piero? Ma chi è lei? No, guardi, per cortesia, io sono una donna e ho il diritto alla precedenza. Ecco, sì, anch'io sono in macchina, sì. Per cortesia, sia cavaliere e attacchi lei, grazie. La vogliamo buttare sulla galanteria? D'accordo. Allora attacco io, signora. Signorina, prego. Ah, signorina. Beh, anch'io sarei signorino. Se c'ho 12 anni, questo vocione. No, signorino nel senso di single. Sì, romano. Ma va, anche lei romana. Giuro. Beh, non tutti se ne accorgono, sa, stando qua un po' me lo so perso. Comunque le origini sono quelle, eh? Sì, sì. Come dice? Grazie. Pure lei c'ha una gran bella voce. Mazza, gradevole, distinta. Sono Ariete come Pavarotti. Noi dell'Ariete abbiamo effettivamente delle voci importanti. Ah, lei è Bilancia. Donna equilibrata e immagino molto attenta al suo corpo. Il classico figurino. Beh, oddio, non sono un grissino, però ho quelle mie formine giuste che agli uomini piacciono molto. Diciamo una falsa magra come Monica Bellucci. Beh, oddio, proprio a Bellucci no, No? Forse come a Bellucci no? Perché dalla voce lei mi sembra più il tipo slanciato, alla Carol Alt. Come dice? Ah, Carol Alt con un'unghia più di classe. È come un'insipida. Ho capito, incarnato sangue ricotta. La ricotta? Che c'entra la ricotta? Sì, beh, sì. Poi non lo so, io a lei la faccio anche un po' brizzolato. Esatto, c'ho quel grigio misto argento che se vogliamo va vicino a un tantinella Raul. Ho detto Raul! Brava Raul Gardini. Il tipo mio proprio, sputato! Guardi, non mi dica adesso che anche lei ha la passione per la vela. Beh, mi tira più il cavallo. Ma piuttosto mi dica di lei. Scommetto che veste classica. Sì. Classica ma con brio. Fantastica. Tagliere attillato, décolleté molto donante, fazzoletti in tinta al taschino. È come se la vedessi, una donna in carriera. Sì, adoro. D'altronde pure io mi muovo sul tradizionale. Doppio petto grigio, mocassino con fibbia, esatto, orologio sopra il polsino. Che vuole? Sono le piccole debolezze di noi lettori di Capital. Ma io le la faccio tanto su una macchina tipo Jaguar. Mi dica se sbaglio. Ma lei chi è? Una maga, una veggente. È vero, sono sprofondato di un sedile di pelle umana circondato da un mare di radica. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guidi la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta pagottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cacatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a gaffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccole di. Ma fallo finire che se notte addobbo. Ma fammo che ammazzata a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. Da crisi dei nervi. Imbecille! Sta scema. Sto figlio di una mignotta. È ancora lì? È un vero piacere parlare con una donna gradevole e colta come lei. Anzi, pensavo se una sera di queste. Beh, io stasera sarei libera. Wonderful. Beautiful. Beh, ormai senza lingua indovai. Anche se il francese resta la lingua di maggior classe. Conosce? È francese? È certo quello mastico. Crème hydratante, boom, pour le cheveux grasse, manicure, pedicure. Anzi, a proposito, che ne direbbe di un ristorantino francese? Tipo Novel Cuisine? È regolare. Mia cara, l'epopea della tagliatella è finita, no? E mi scusi, io mi chiamerei Cesare. Proietti Cesare. Lei? Valentini Cleopatra, piacere. Ha detto Cleopatra, mamma mia. Cesare e Cleopatra, è nata una coppia. Dove finiremo? Ma lo sai che la tua voce già mi turba. A Buzzicona! A Frocione! Lo sai che già ti amo. Me vai a sangue. Che strano, mi sono incapricciato di te solo con questa telefonata. Devi essere eccezionale. Sotto le pezze.